fai ciao. Ah, questo è il bianco di qua. Vicini vicini, nello stesso letto. L'importante è che mi fai stare vicino alla finestra. Bellissimo. Ciao. Sì. Ciao. Sì. Infatti ogni tanto avevamo il cellulare, accendevi per vedere dove mettevi i piedi. E io... Così riprendo se qualcuno cade. L'hai piegato l'altro. Pieg... L'hai inclinato. Che avevo pensato di comprarmi un caschetto così, sai? Io c'ho quello di mia figlia che andava in bici da piccolo. Ma allora posso usare anch'io quello? Se vuoi te lo goccio, è topolino tuo proprio, però. Ma siamo arrivati? Abbiamo fatto troppa gente, abbiamo fatto un po' di confusione. Cioè, l'aveva detto bene, capito. Cercando di capire dove c'hai dentro. Saluta mamma. Ciao mamma. Pazzo questo, pazzo, pazzo. Pazzo, pazzo. Saluta mamma. Ciao. Tente video. Wow. Sembri wow. Dici lì, lì. Ma in effetti lo sento. È lì, è lì. Ma quando piove vengono giù quelle infiltrazioni. Sì, sì, sì. Fatta, perché la tua luce mi puntava qui e non riuscivo a vederti. Wow. Wow. Non l'ho visto, può essere che non sia acceso perché c'è troppa luce, perché giro un po' la testa altrimenti ti do fastidio. Sì. Ecco, aspetta, ecco, dai, dai. Ecco, vai Marco durante la scalata. Ok. Col telefonino mi fa ridere. Il telefonino che non ti tenevi perché
Madonna. Con la portata la pila del mondo. Con la luce incandescenza. Cioè, tremava. Faceva così la chiesa. Madonna. Ce la mettevi così, lo vedevi in acqua. Mi ha detto, ah, questo qui è una pila. Siamo sotto una cascata. Sì. Però secondo me poi avevamo lì. Sei proprio uno speleologo. Oh madonna, mi fa senso, nel senso... Ho sempre qualcosa in mano. Sì, la sto sentendo. È stato anche uno degli indicatori del sistema Cina, sistema di tecnologia. Vai cheese. Fatta. Uno spermatolo zoo. Sì, facciamo questo giochino di spegnere le luci. Ci siamo tutti e facciamo un po' un esperimento. Proviamo a spegnere le luci, no? Che può sperimentare il buio totale che di sperimentare all'esterno, perché all'esterno è un buio così non di luce. Negli anni 60 un gruppo di spero ha provato ad essere delle cascate. Insomma, mi preoccuperei un po'. Che caldo! Senti che roba, che differenza. Cambia cavallo, lì da dal buco. Sbiadito il pezzetto, sbiadito.
Ciao Yuri, siamo usciti dalla grotta Rio San Martino. Bella esperienza, ripetuta, ma bella, con la spiegazione ancora più bella. Adesso... Io, stavi parlando bene, sembri proprio uno speaker. Io sono spertolo. Ah, già, giusto. Ormai mi dispiace, ti rimarrà sto soprannome dello spermatologo. Ciao, Grotta San Martino. Non li hai presi i cartelli? Ah, ma poi li avvicini? No. Aspetta, vediamo cosa... Andiamo. Su. Tanto ormai la strada la sappiamo. E fu così che non tornarono mai più a casa. Falla, dai, ti prego, falla. San Martino, campanaro, dormi tu. No, mi piace perché sei molto veloce a fare le foto. Cioè, se esce un uccellino, prova, prova, ti ho fatto la foto. Lui bacia a me, che bacio lui, che bacia a lei, che bacia a me. A far l'amore, comincia tu. Oh mio, che stai bellissimo. Oh, wow. Mi stanno andando giù i pantaloni. A valle vanno. Niente, Marco, ho visitato la grotta, come ti è sembrato? Molto, molto... Bella, veramente. Ma prossimo giro? Vi lasciamo in sospeso. Sospeso. Minchia, diventerai uno youtuber famoso, se così. Madonna, molto. Si vede al marzo. Devo studiarmela bene adesso, non posso non fare qualcosa. Ok, preparati. Torno al No, non ti metterò, ma potrei metterti, ma tua mamma.